Allora, buongiorno a tutti, spero che mi sentiate. Siamo qui per parlare di cucina in un modo un po' insolito. Il libro di cui parliamo si chiama La Cooking Therapy, come trasformare la cucina in una palestra per la mente. Io sono Paola Cicerone, sono una giornalista e ringrazio Franco Angeli e l'autore Antonio Cerasa che è qui con me per parlare di questo tema. Insieme a noi c'è Filippa Calafati, docente dell'Istituto Alberghiero Einstein Nebbia di Loreto, che ci mostrerà con i suoi ragazzi anche in pratica cosa significa fare cooking therapy. Quindi restate con noi perché vedrete una cucina in azione e poi vi racconteremo cosa succede. Antonio è un neuroscienziato, ricercatore del CNR, si occupa di cucina, di quello che succede nel nostro cervello quando cuciniamo. Faremo qualche domanda su quello che significa questo percorso di ricerca, quali sono le possibili applicazioni per pazienti con diverse problematiche o disabilità, della cucina. Mi piaceva leggere un brevissimo testo che sta nel suo libro e che secondo me ci fa pensare un attimo a come la cucina non sia solo il percorso per prepararci qualche cosa da mangiare. La cucina, scrive Antonio, non è solo coordinazione e movimenti. La cucina è odori, la cucina è ricordi, la cucina è immaginazione, la cucina è improvvisazione, la cucina è allegria, la cucina è sentirsi impegnati in qualcosa di utile, la cucina è essere vicini agli altri, la cucina è tradizioni, la cucina è cultura, la cucina è regole, la cucina è ordine, la cucina è liberatoria. Ecco, secondo me questo percorso riassume quasi tutto, perché ci fa un attimo vedere quali sono le componenti emotive, cognitive, motorie che stanno dietro a un atto che ci sembra banale come il cucinare. Antonio, questo percorso di ricerca è cominciato da una ricerca sui cervelli degli chef. Vuoi raccontarci un attimo com'è cominciata tutta questa cosa? Sì, grazie Paola. Molto velocemente cominciò quando, dopo aver scoperto che cosa era, cosa c'era di caratteristico nel cervello degli chef, la scoperta fu divulgata insieme anche a Marco Ferrazzoli, all'ufficio stampa del CNR, ma ebbe in realtà una negativa, come dire, effetto sul pubblico, nel senso che a molte persone non interessava, anzi sembrava un dato quasi superfluo. O anche offensivo, se vogliamo, nel rispetto di altre professioni più nobili, come le famose abilità del musicista, del matematico o dello scacchista. Quindi, per dare una nuova forma a quello che noi avevamo scoperto e per vedere se aveva veramente una esigenza, insieme ad un grande uomo imprenditore che è Giovanni Pugliese, che dirige una famosa centro di riabilitazione. Che si trova a Crotone, e insieme a tre famosi chef abbiamo deciso, e insieme anche al personale scientifico e medico del Sant'Anna, abbiamo deciso di cominciare a tradurre la cucina non più in un percorso classico di occupazionale, ma a tradurre in una vera e propria palestra per la mente. L'abbiamo fatta cominciando a vedere cosa poteva fare in pazienti che avevano una lesione nell'area degli chef, cioè nella stessa area in cui il lavoro dello chef crea vita, crea nuova vita neurale, crea nuova attività neurale, in una persona che ha un ictus dovrebbe creare l'opposto, infatti così è. Queste persone come possono essere riabilitate? La cucina ha effetto su di loro? Quello abbiamo fatto, abbiamo dimostrato scientificamente che c'è un effetto a livello cognitivo nella cucina, ma la cosa più bella di quel lavoro non fu la pubblicazione in sé, ma fu il fatto che un anno fa quasi eravamo al Kuhn Festival di Ancona e in quel giorno, grazie a sempre a Marco Ferrazzoli che organizza questi eventi, che organizza queste possibilità di conoscenza, conobbi Filippa. E Filippa mi raccontò della sua cooking therapy e quel giorno la notizia della cooking therapy cominciò a diffondersi e cominciai a conoscere i ragazzi di San Patrignano, cominciai a conoscere le ragazze su cui lavora un'altra famosa psichiatra, che è la professoressa Segura. Quindi cominciai a vedere che la cooking therapy era in realtà qualcosa di molto più vasto, che nessuno aveva mai raccontato.
Quindi lo scopo di questo libro nasce proprio dal bisogno di raccontare queste grandi storie. Le applicazioni pratiche di questo meccanismo, che è utilizzare un'abilità, l'acquisizione di un'abilità per modellare il cervello in qualche modo, giusto? Certo, Cioè certo. per recuperare o acquisire abilità che erano perse o che non erano state sviluppate. Lo posso fare sia nella persona, tra virgolette, sana, nel senso che se io apprendo a cucinare in un determinato modo, posso diventare più veloce a programmare mentalmente le cose da fare, oppure posso farlo in una persona che ha una disabilità, per fargli recuperare, tramite plasticità neurale, nuove funzioni cognitive che la malattia purtroppo, tende a far scomparire. Ecco, questa cosa l'abbiamo già un pochino vista leggendo quel testo sulle valenze della cucina, però dal punto di vista, diciamo, più scientifico si può dire che la cooking therapy agisce su diversi canali. Vuoi magari ricordarli un attimo e poi andiamo a trovare Filippa e vediamo cosa succede lì? Certo, il canale più semplice è quello motorio, su cui lavorano anche le cucine dei più importanti centri di riabilitazione, perché se io ho avuto un trauma cranico o un ictus, nei centri di riabilitazione vengo portato a recuperare le funzioni di base attraverso vari percorsi. Un percorso di base è quello di sapersi lavare, sapersi vestire e anche sapersi cucinare. Quindi questa è una valenza più che altro procedurale, motoria, mentre quella che abbiamo sviluppato noi è una valenza di natura cognitiva. Io posso usare la cucina per potenziare delle capacità cognitive, come fanno i ragazzi di oggi con i videogame, in cui cercano di sviluppare la loro capacità di attenzione focalizzata, oppure, e Filippa oggi ci farà vedere questo, i canali più, se vogliamo, anche romantici sono quelli. Più narrativi sono quelli del canale emotivo e sociale, perché cucina significa anche creare nuovi lavori, nuova occupazione all'interno della società. Grazie Antonio. Filippa, quello che fate voi lì all'Istituto Einstein Nebbia, tu sei col tuo dirigente scolastico, giusto? Sì. Con alcuni dei suoi studenti. Intanto salutiamolo. Buongiorno, dottor Luca Antoni, Francesco Luca Antoni, dirigente scolastico. Se vuole giusto salutarci, poi ci presenti gli altri, ci presenti anche la tua cucina, che è una cucina un po' particolare, giusto? Perché è fatta per venire incontro alle esigenze che avete voi in questo programma che va avanti dal 2016. Certo, è un programma che va avanti da tempo e un pool di docenti presenti nella scuola sta portando avanti una serie di laboratori, di attività che caratterizzano proprio l'offerta formativa dell'istituto. Ma io ecco, mi tenevo in prima battuta a salutarli, a ringraziarli per la nostra presenza nell'ambito di questa iniziativa che per noi è molto importante e con cui abbiamo sempre collaborato perché crediamo in queste attività. Qui poi la professoressa Garafati vi darà indicazioni di tutti i dettagli, no? Del nostro laboratorio di tutto quello che la scuola fa per l'inclusione scolastica, che ecco è a 360 gradi il nostro lavoro proprio in questo ambito. Ringrazio il dottor Cerasa, l'autore del testo molto interessante che ho avuto modo di vedere le settimane scorse, e la dottoressa Ciceroni, appunto, che ci sta permettendo di coordinare questo collegamento. E vi dico, questa sì è una cucina particolare, come dicevate, una cucina donata dalla ditta Lube, che è una ditta già in Italia, che è strutturata in maniera tale da avere una serie di postazioni che permettono anche a chi è disabile motore di poter accedere ai piani di cucina con una modalità di movimento automatico, elettronico delle strutture, quindi che permette appunto l'utilizzo a tutti di queste delle strutture funzionali appunto alla possibilità di cucinare, di operare nel senso appunto di cui parlavate prima. Quindi ecco, una struttura d'avanguardia, uno spazio di cui la scuola si è dotata da qualche anno e si va chiaramente ad aggiungere a tutta la strumentazione, i laboratori di cucina e di attività che sono previste dall'Istituto Alberghiero, che in questo caso è un istituto che è una struttura diciamo anche importante e innovativa dal punto di vista dell'edificio, degli spazi e quindi permette veramente di lavorare con i ragazzi nel migliore dei modi. Quindi io vi ringrazio per il collegamento, adesso passerei la parola a questa Calafati così che mi darà tutte le indicazioni, le informazioni e vi farà vedere appunto i ragazzi anche all'opera in questa attività che noi svolgiamo quotidianamente nell'istituto.
Quindi grazie Grazie ancora, mille. buon lavoro a tutti voi, grazie. Grazie Filippo. Allora, voi lavorate lì, ma non è un lavoro fine a se stesso, giusto? Preparate No. anche pasti per i colleghi di studio e anche per il pubblico esterno. Avete fatto Allora, delle uscite? sì, come diceva il dirigente, noi questo laboratorio è un po' un fiore all'occhiello di una programmazione molto più vasta, molto più ampia che l'istituto offre in tema di inclusione. È un laboratorio nato già nello specifico 4-5 anni fa, forse, a piccoli passi, e che ha avuto modo nel corso degli anni anche di aprirsi al territorio, di fare degli incontri molto piacevoli, tra cui soprattutto quello con Antonio Cerasa al Kuhn Festival. E ci ha permesso anche di metterci alla prova di fronte ad eventi grandi, diciamo, attraverso i quali i ragazzi hanno avuto modo di cimentarsi proprio attività molto impegnative, attività di fronte al pubblico, attività complesse, produzioni anche molto complesse. Io approfitterei un attimo per presentarvi una delegazione dei ragazzi del Sì, laboratorio. certo. Abbiamo, non so se riuscite a vederli tutti, abbiamo Camilla, Matilde, Pietro Cedendan, Luigi e Lucia. Avrete modo di vederli poi successivamente all'opera nel video che vi faremo vedere. E giusto due parole proprio sul laboratorio. Il laboratorio, dicevamo, ha come si intitola In pratica imparo. È un nome molto semplice, ma non è un nome casuale, non è un nome che abbiamo scelto così. È un nome che sta a significare che l'apprendimento, quindi l'apprendimento e la conoscenza sono tali solo se passano dalla pratica, dalla prassi. Ed è quello che noi facciamo tutti i giorni con i ragazzi. Nello specifico laboratorio di Cooping Therapy, se vogliamo dire, no? Perché poi l'incontro con Antonio è servito anche a farci prendere una maggiore consapevolezza, farci acquisire una maggiore consapevolezza di ciò che facciamo Che concretamente, stavate già facendo, certo. che stavamo già facendo. Quindi è stato un incontro che ci ha permesso anche di approfondire la nostra ricerca e tutte le buone prassi che già attuavamo. Assolutamente sono d'accordo con Antonio sul fatto che un laboratorio sia una palestra, un allenamento, un esercizio per costruire, per migliorare quotidianamente delle abilità e per andare ad agire su quei canali di funzionamento cerebrale di cui parlavamo prima, quindi il canale motorio, cognitivo e soprattutto nel nostro caso emotivo e sociale. Grazie mille. Filippa, ci rivediamo fra poco per commentare il video, tanto tu ci segui. Antonio, mi faceva piacere che tu commentassi, se ti va, due cose che sono venute fuori, secondo me, da questa breve presentazione. L'importanza della prassi, del mettere in pratica, che è una cosa che la nostra istruzione, ma forse la nostra società un po' si sta dimenticando quanto è importante fare le cose con le mani. E il ruolo sociale, che mi sembra importantissimo anche a livello, come dire, emotivo, di autorealizzazione, fare qualcosa, vedere che si riesce a fare qualche cosa. Quanto pesano secondo te queste due componenti? Moltissimo, spero che questa risposta possa essere letta anche dagli ascoltatori, che soprattutto insegnanti, perché nei processi di apprendimento, che esso sia o di natura semantica o di natura visospaziale, è fondamentale il passaggio dalla prassi, cioè partiamo dalla semantica, la più facile. Se io ascolto qualcosa, se io leggo qualcosa, l'apprendimento deve passare dal fatto che io scrivo
quello che ho letto, quello che ho guardato. Se non scrivo, se non faccio questo passaggio, l'informazione tende a perdersi e quindi a non sedimentarsi all'interno del cervello. Ancora peggio se io devo esplorare un nuovo ambiente per apprenderlo, esplorandolo soltanto visivamente, non mi permette di apprendere. Io devo viverlo con tutto il corpo, perché l'apprendimento, soprattutto spaziale, si fa attraverso determinati neuroni, non voglio essere pesanti, però che servono, che si attivano solo quando tu ti muovi. Quindi l'apprendimento che fa Filippo, in cui dà delle informazioni, che sono informazioni verbali, perché nella cucina io quando do un comando di natura verbale, viene tradotta in movimento e soltanto il fatto che io mi muovo mi dà possibilità di apprendere quello che ho in memoria e quello che mi viene detto. Se non mi muovessi, perderei moltissimo delle informazioni. E soprattutto Filippa fa un'altra cosa dal punto di vista didattico, che dovrebbe essere traslato anche all'apprendimento in classe normale che fanno gli studenti delle altre scuole, cioè quella di lavorare in gruppo. Se io lavoro in gruppo, apprendo meglio rispetto a, e non c'entra il fatto che sta cucinando. Posso apprendere meglio in gruppo anche se sto studiando storia, anche se sto studiando geografia, è uguale. Cioè la condivisione dell'esperienza in qualche modo. Funziona molto di più, perché molti ragazzi non apprendono, molti ragazzi hanno difficoltà a rispondere, molti ragazzi hanno difficoltà a fare un esame perché stanno apprendendo come singoli e vengono giudicati. Questo peso gli impedisce di essere più fluidi nell'apprendimento. Se invece apprendessero insieme agli altri, a piccoli gruppi, il loro apprendimento sarebbe molto più vasto e efficace. Ecco, questa è un'esperienza che adesso fra un attimo andiamo a approfondire, però tu anticipavi, e forse è il caso di anticiparlo per chi ci sta seguendo, poi magari dopo, se c'è tempo, se ci sono domande, possiamo approfondire. Questo tipo di scuola, questo tipo di formazione è uno dei percorsi possibili, ce ne sono tanti diversi per situazioni diverse, patologie, riabilitazione, anziani, persone con danni, con lesioni. Sì. Qual è il denominatore comune alla fine? Denominatore comune è che le patologie su cui la cooking therapy ha lavorato sia a livello scientifico che ancora in fase di sperimentazione sono vaste, sono dalla demenza in particolare, quindi l'ambito neurologico, ai traumi cranici, agli ictus, per poi passare all'ambito psichiatrico. Con le dipendenze, se c'è possibilità, poi parleremo delle dipendenze, che è un altro settore incredibile, alla schizofrenia e anche alle disabilità speciali, soprattutto quelle legate allo sviluppo infantile. In questi settori la cooking therapy funziona, funziona nei quattro canali che abbiamo visto, ma il comune denominatore è sempre questo, appunto, quello di lavorare in gruppo, perché soltanto in alcuni casi ha senso lavorare da soli. Mentre nella maggior parte dei casi, in questi approcci, il lavoro di gruppo fa da amplificatore dell'apprendimento. Senza il gruppo perderei quell'aggancio fondamentale che la cooking ha sulla persona, che è appunto un aggancio di natura emotiva. E che non ha, se capisco bene, limiti di età, con i dovuti accorgimenti, può essere fatta per persone molto giovani o anche per anziani. Allora, incredibilmente tutti pensano agli anziani con la sua efficacia, perché noi pensiamo alla nonna che ci fa la torta, ma in realtà la cooking therapy dovrebbe essere fatta per i ragazzi, per i più giovani, che hanno difficoltà anche a stare concentrati, a focalizzare l'attenzione. E coordinare i movimenti fini, e anche pericolosi, che muovere i coltelli può essere pericolosi, mentre si sta aspettando che il piatto si cuocia a quei tempi, non prima, non dopo, a quei tempi, è un bellissimo esercizio di allenamento della pazienza e dell'attenzione. E dovrebbe essere usato come trattamento, appunto, per quei ragazzi, diciamo così, che hanno questa iperattività nel fare, nel giocare, nel muoversi, e quindi hanno difficoltà di apprendimento. Ecco, è una cosa che dà anche un ritmo diverso. Ora, fra un attimo, vedremo il video. Io intanto ringrazio Angelo Ventriglia, che è il nostro angelo custode, davvero, alle spalle, e quello che gestisce. Ecco, il video. Parlavamo di ritmi, ecco, pensate all'idea del ritmo mentre cominciamo a vederlo, e poi Filippa ci commenterà magari un po'. Si sta preparando una polenta col sugo, se ho capito bene, però adesso magari tra un attimo arriverà anche qualche dettaglio. Vediamolo insieme. Qui si parte dalla lettura della ricetta.
Ecco, se vuoi spiegarci che cosa vediamo? Allora, nel video assistiamo proprio ad un laboratorio in cui abbiamo eseguito una ricetta completa. Una ricetta completa è un compito che prevede determinate sequenze motorie, come diceva prima Antonio, sequenze motorie che vanno ad attuarsi in un determinato spazio temporale. Quindi è qualcosa che mette gli alunni di fronte a un livello di difficoltà da affrontare abbastanza elevato, partendo da operazioni semplici fino ad arrivare ad operazioni più complesse. E tutto questo processo mette alla prova le capacità di memoria di lavoro, la capacità di programmare cognitivamente le varie operazioni, l'attenzione, la capacità di far fronte anche agli imprevisti e di riadattarsi in base agli imprevisti. E chiaramente si vede, diciamo, dal video si possono, noi abbiamo fatto una ricostruzione di una giornata tipo del laboratorio, ma l'approccio utilizzato nella lezione sempre segue le fasi di cui ci parla anche Antonio nel suo libro, cioè la fase innanzitutto della free recall, cioè il momento in cui noi riordiniamo nel tempo le azioni delle sequenze mentalmente, cioè ripassiamo la ricetta, ripassiamo quelli che sono gli ingredienti e il procedimento. Il procedimento cosa significa? Significa proprio scomporre nel tempo le azioni che devono essere fatte. E il secondo momento è quello dell'osservazione, in cui i ragazzi si affidano ad una figura tutor esperta che mostra loro come deve essere fatto il lavoro, cioè quali sono le sequenze da eseguire. E infine la parte migliore, che è quella dell'esecuzione, chiaramente. Esecuzione che va fatta il più possibile in autonomia, che serve proprio a, diciamo, implementare l'autonomia dei ragazzi, in modo tale da poter riprodurre le sequenze nell'ordine stabilito, nell'ordine preciso. Ecco, quindi è una realizzazione di un progetto, cioè il video l'abbiamo visto, adesso possiamo commentarlo insieme. Antonio, a te che commento viene? Tu ne hai visti tanti di video di questo tipo, mi immagino, di È esperienze di questo tipo. la prima volta che lo vedo ed mi dà questa sensazione, spero che piacerà anche a Filippo. Mi sembrano, Paola, hai presente all'opera prima che cominci il concerto, i musicisti che accordano gli Si strumenti? Filippa accordano gli strumenti, assolutamente. mi sembra proprio la direttrice d'orchestra che sta dando i tempi per l'accordo. Quando parte la musica vanno tutti allo stesso ritmo. Sì, anch'io avrei detto, commentandolo a livello personale, che dà una sensazione di armonia e di competenza anche, direi, perché c'è quest'idea di grossa concentrazione sulle varie operazioni. È vero che cucinare un piatto è realizzare un progetto in qualche modo, così come suonare un brano di musica o stendere un progetto architettonico o di altro tipo. È un insieme di pezzi che si devono incastrare fra loro con quel minimo di variante della pentola che trabocca o del pasticcio che può succedere sempre in cucina. Quindi è un grosso allenamento cognitivo per loro. Come lo vivono i ragazzi, Filippa? Allora, i ragazzi sono sempre molto entusiasti, io potrei definire proprio così. Entusiasti, hanno gioia di partecipare a questo laboratorio, e lo vivono anche con serietà, perché non è solo un momento, di gioia, un momento di condivisione, di gruppo, come diceva prima Antonio, no? L'importanza del gruppo. È un momento in cui si mettono davvero alla prova, sanno che stanno facendo una cosa seria, una cosa importante, una cosa che serve loro, serve per la costruzione delle loro competenze giorno per giorno, ovviamente, e serve anche per rafforzare il loro modo di stare al mondo. E quindi assolutamente in modo positivo, direi. Poi magari mi smentiranno, però. No, mi sembrano tranquilli. Ma quindi l'obiettivo, diciamo, è conquistare autonomia a livello individuale, anche perché no, a livello professionale in un futuro, cioè si acquisiscono delle competenze che si possono spendere.
Assolutamente, guardi. E proprio, no, prima facevamo riferimento al mondo del lavoro, al contatto che abbiamo avuto con l'esterno, no? Quando abbiamo cucinato per un festival piuttosto che per altre manifestazioni. E assolutamente questo è un laboratorio che consente ai ragazzi di sviluppare, di implementare delle autonomie, delle competenze spendibili nel mondo del lavoro, nel mondo del settore della cucina, ma anche nel settore della sala. Certo, perché poi c'è anche la parte del servizio dei piatti preparati. Quello non l'abbiamo visto, ma fa parte del lavoro. Sì, assolutamente sì. Anche il settore del servizio della sala viene organizzato attraverso dei laboratori che gli stessi ragazzi, anche altri ragazzi, seguono per rafforzare queste competenze. Quanti sono più o meno gli studenti che seguono questo tipo di programma per capire? Allora, noi abbiamo come dicevo all'inizio, una progettazione molto ampia che prevede una varietà di laboratori che vanno dall'attività motoria all'attività dell'orto, all'attività di sala, di cucina per l'autonomia, teatro, quindi vari laboratori, quindi una grande programmazione suddivisa in tanti piccoli progetti. Quindi consideri che sono tanti i ragazzi con bisogni educativi speciali che frequentano questi corsi, che frequentano questi laboratori, sono almeno una cinquantina diffusi, diciamo, su tutta la scuola. E poi si alternano in base chiaramente alle classi che frequentano, all'anno di Certo. provenienza. Questo è un laboratorio che si comincia a frequentare dal terzo anno in poi, più o meno, quando già i ragazzi hanno acquisito delle autonomie di base, hanno già seguito alcune lezioni con i docenti e con la classe. Certo, grazie mille Antonio. Fra poco comincerei a valutare se qualcuno, e lo chiedo a chi ci sta seguendo in diretta, che ha la possibilità di fare delle domande a cui poi potremo rispondere. Quindi se qualcuno ha interessi o curiosità aggiuntive che non abbiamo soddisfatto, sia Antonio Cerasa che Filippa Calafati sono a disposizione. Antonio, io volevo chiederti una cosa. Quanto pesa nei vantaggi di questo processo l'acquisizione di fiducia in se stessi o di autostima? Perché mi sembra un elemento molto importante, forse ne abbiamo parlato un po' meno finora. Sì, uno degli altri vantaggi che ha la cooking rispetto a altri trattamenti comportamentali che si fa in ambito sia neurologico che psichiatrico è che agendo direttamente, essendo non passivi ma attivi effettori, il fatto di poter step by step, giorno dopo giorno, vedere che i propri sacrifici, che il proprio lavoro ha come dire, manifestazione reale, cioè un piatto che io posso mangiare e non solo posso mangiare, una delle cose più belle che ho visto vedendo la cooking therapy in ambito psichiatrico era anche il secondo passaggio fondamentale, che non si tratta solo di cucinare, ma anche di mangiare insieme agli altri. Questa è un'altra caratteristica che hanno soprattutto, che ha il protocollo di cooking therapy di San Patrignano, che ho avuto la fortuna di conoscere i ragazzi, grazie sempre a Marco Ferrazzoli che mi ha accompagnato nella loro conoscenza. Lì la cooking therapy ha un circolo virtuoso in cui io ho la prima parte, che ovviamente è quella di preparazione dei pasti, ma quando il pasto è preparato, io no, non lo mangio solo io faccio mangiare gli altri. Questo dà un feedback, dà un rinforzo enorme al proprio processo di crescita durante appunto il protocollo. E quindi è fondamentale unire questa componente, cioè quella di unire il fatto che io sto facendo qualcosa che ha un senso non solo per me, ma anche per gli altri. No, a che so io, non esiste nessuna forma di trattamento neuroriabilitativo che abbia questa valenza, Che addirittura di. abbia questa valenza. Beh, questa cosa ci riporta al valore simbolico importante del cibo. Comunque sia, cucinare è qualcosa di diverso da impastare sabbia e acqua, per dire, o qualsiasi altra cosa, che pure può avere un valore importante e essere un esercizio utile. Però il cibo per noi è importante. Tant'è vero, ricordavi tu che questo tipo di terapia viene usata anche per persone che hanno disturbi del comportamento alimentare, vero?
Sì, una delle cugine che ho conosciuto, ringrazio la professoressa Segura, che è psichiatra al Policlinico di Magna Grecia di Catanzaro e che mi ha fatto entrare nella sua cooking therapy, nella sua cucina, perché lei ha tanti anni fa, senza ancora nessuna evidenza scientifica, capito, come hanno fatto altri, che nella cucina io posso trovare appunto, una nuova forma di riabilitazione. E nella fattispecie lei lavora con le ragazze anoressiche ed è fondamentale nel percorso terapeutico, psichiatrico, psicologico, il passaggio anche a riappropriarsi del significato semantico e emotivo che ha il cibo per ragazze che hanno totalmente perso questo significato. Quindi puoi immaginare, Paola, la potenza che può avere la cucina in quelle persone che hanno deciso che la cucina era un luogo invece da cui fuggire. Di rifiutare Grazie. il cibo, certo, la cucina, tutto quello che c'è intorno. La professoressa Segura riesce a far riacquistare la valenza del cibo attraverso un protocollo che è descritto nel libro insieme a lei, molto particolareggiato, a quelle ragazze appunto che avevano deciso di fuggire da quel luogo. Quindi è un lavoro meraviglioso che si può fare soltanto facendolo, perché non ti posso dare il comando e tu vai a casa e lo fai, perché molto probabilmente non lo farai. Te lo faccio fare qui, in ospedale, da me. Va fatto insieme, ma in realtà sarebbe una cosa utile anche, che ne so, per dei bambini di una qualunque scuola primaria o secondaria, se ci fosse la possibilità di cucinare insieme. Cioè, mi viene in mente anche dal punto di vista cognitivo quanti esercizi di geometria, di matematica, di fisica, di chimica si fanno cucinando senza rendersene conto. I nostri ragazzi fanno le 2 o 3 ore settimanali di motoria, potrebbero fare 2 di motori in palestra e uno in cucina, nella cucina delle nostre scuole, per fare attività, quella è molta attività motoria, anzi, imparano molto più a coordinarsi, tagliando appunto con un coltello rispetto ad correre in giro per una palestra, considerando appunto che le nostre palestre non possono accogliere tanti bambini. Ecco, infatti abbiamo visto prima i ragazzi alle prese con del cibo da tagliare, quei grossi coltelli. Io personalmente tremavo perché io sono una che tutte le volte che prende un coltello in mano rischia di affettarsi. Sono un po' negata. Ecco, Filippa, dare in mano questi strumenti, seguire e stare attenti che tutti arrivino in fondo con tutte le dita. È preoccupante, ci si prepara. Come si arriva a quello che abbiamo visto? Mi senti? No. Non ti sentiamo, Filippo. Non ti Noi non sentiamo. sentiamo Filippa, perché so. Ecco, Adesso sì. perfetto, adesso sì. Riattivato l'audio, perfetto. Sì, ti capisco perfettamente, Paola. Non è facile per nessuno prendere in mano un coltello e misurarsi con un'operazione quale può essere quella di un taglio da una semplice verdura, di una carne. Al pesce, quindi sono delle operazioni complesse che si compiono però per gradi, no? Dicevamo prima le sequenze e il livello di difficoltà, quindi iniziando a prendere confidenza con gli strumenti, imparando il nome degli strumenti e come si utilizzano gli strumenti, chiaramente attraverso l'osservazione, dicevamo, quindi osservare chi. No? Come tutor propone, proprio fa, dimostra, fa da dimostrazione per l'utilizzo di queste attrezzature e poi pian piano superando chiaramente le timidezze ma soprattutto le paure riuscire a replicare l'operazione. Però vi assicuro che una volta che hanno preso la mano non hanno più paura, forse abbiamo più paura noi che loro. Beh, che anche questo, prima parlavamo di acquisire fiducia, mi sembra un elemento molto importante e interessante. A proposito di paura, io non vedo domande, in realtà il nostro tempo si sta avviando alla fine, però io vorrei ancora chiedere se qualcuno ha delle cose, forse c'è una domanda, eccola qua. C'è una domanda, grazie. Professor Cerasa, secondo lei si potrebbe pensare ad applicazioni della cooking therapy anche nei bambini con disturbo da deficit di attenzione? Antonio, un po' lo accennavi, però magari è il caso di spiegare meglio.
Assolutamente sì, si può fare ovviamente sempre con la condizione di controllare per l'uso di strumenti di cucina che potrebbero essere pericolosi, ma ci sono delle cucine appunto che hanno queste strumentazioni, diciamo così, che sono conformi alle necessità o fasce, per esempio, di persone che hanno difficoltà a muovere gli arti, o per bambini. Quindi, se si usano strumentazioni adatte, è possibile sicuramente lavorare con questi ragazzi, i quali hanno una problematica, appunto, quella di riuscire a mantenere e a focalizzare l'attenzione per lunghi periodi di tempo. La cucina costringe a focalizzare l'attenzione, mentre anzi, per dire in maniera più precisa, è la vigilanza la componente che allena la cucina. Mentre, per fare un paragone, quello che viene allenato dai videogiochi è l'attenzione divisa. Io guardo mille cose contemporaneamente e sto attento. Anche in cucina si fa questo, ma la principale attenzione che si, tipo di attenzione che si riabilita in cucina, che si potenzia in cucina, è la vigilanza. Cioè io aspetto il momento di muovere questo, di fare quest'altro. Quindi è sicuramente una palestra che si può utilizzare ed è stato fatto nel libro, parliamo anche se in piccola parte perché non ci sono ancora molti studi, sui ragazzi con ADHD. Ecco, prima tu parlavi dei movimenti fini, forse a proposito di attività fisica, perché è una cosa un po' diversa, cioè una cosa è camminare, correre, fare le capriole, una cosa è imparare a usare degli apparecchi, degli strumenti che possono essere anche degli strumenti particolari pensati per chi ha delle difficoltà o dei limiti di movimento, però ti dà una competenza in più, diversa. Certo, una competenza che è diversa da altre terapie ritmiche, penso alla musicoterapia. Lì io ho come competenza quella di abbinare delle informazioni semantiche a un suono. Qui invece io devo coordinare, diciamo così, degli attrezzi che devono muoversi, ma ancora, e fino a quando sono degli attrezzi ci possiamo arrivare tutti. La difficoltà, ecco perché si passa ad un livello superiore, è che io devo coordinare anche me stesso in funzione degli altri. Questa è la grande difficoltà della cucina, che necessita di allenamento. Dopodiché si arriva al livello degli head chef, cioè quella in cui io coordino gli altri. Quindi coordino me stesso, gli altri e tutta la sala. Quello lo può fare come soltanto una mente che si è allenata a questi carichi di attenzione e di richiesta cognitiva elevati, un po' come fa quello che fa appunto un direttore di orchestra o un medico, un chirurgo che gestisce una sala operatoria. Ecco, è una richiesta di un percorso di allenamento che appunto può arrivare, diciamo, a sapersi cucinare o a saper cucinare per gli altri un buon piatto o in alcuni casi arrivare alle eccellenze degli chef. Certo, può Io farlo. non vedo altre domande. Ci potremo. Paola, Ce n'è una, vai. vai Filippa. Posso? Antonio, mi sentite? Io Sì. volevo dire. Aspetta un attimo che è arrivata una domanda qua che io non riesco a aprire, però perché non riesco ad aprirla? No, eccola qua. Quali sono i risultati più significativi che avete colto con queste attività a scuola nei ragazzi che partecipano da più tempo? Allora, questa è proprio per te, Filippa. Sì, allora, dicevamo prima, i risultati più significativi che abbiamo raccolto nel corso degli anni, soprattutto su alcuni ragazzi che hanno avuto modo di partecipare per più tempo. Quindi sicuramente abbiamo notato che i risultati maggiori si ottengono laddove c'è una partecipazione continua e costante alle attività. E abbiamo notato in alcuni alunni, alcune alunne, che è stato proprio il laboratorio, è stato proprio l'occasione di misurarsi in gruppo e all'esterno del laboratorio della scuola, nei momenti di cui parlavo prima, i momenti di tensione, quale può essere stato, ad esempio, vi faccio un esempio molto concreto, la cena di gala che noi abbiamo preparato
sono 3 anni che prepariamo all'interno del Film Festival. E è stato un momento di alta tensione, un momento in cui i ragazzi sono stati in grado di realizzare in assoluta, quasi totale autonomia, determinati passaggi sia delle preparazioni che del servizio. E poi anche, diciamo, in ragazzi che ormai sono fuori dalla scuola, che hanno acquisito delle competenze particolari e hanno avuto modo, attraverso la collaborazione con il territorio e alcune realtà che collaborano proprio con la nostra scuola, di iniziare a lavorare proprio con dei contratti di lavoro a tempo indeterminato nel settore di cucina o nel settore di sala. Ecco, scusate perché stanno arrivando le domande e richiedono una competenza particolare per leggerle, perché arrivano tutte su un rigo. Una domanda un po' tecnica, Antonio, questa forse è per te. Chiedono se ci può essere un'applicazione di questo tipo di strumenti per le persone che soffrono di disfagia. Ah, bella, ci ho mai pensato. Allora, i disfagici, perché il problema lì è fondamentalmente di controllo della... allora, io sospetto di sapere da chi viene questa domanda, dopo vedo se riesco a vederlo e magari ti posso mettere in contatto, perché potrebbe essere interessante approfondire. Allora, c'è un settore del libro in cui faccio una profonda divisione, nel senso che avviso tutti che il libro in realtà parla di, come per la musicoterapia, anche la cooking therapy si divide in passiva e attiva. La cooking therapy attiva, io mi riabilito a livello motorio, cognitivo, emotivo e sociale perché cucino, ma in realtà la cucina, la cooking therapy è anche passiva, cioè io mi curo nutrendomi. Okay. E di questo fa parte tutto quell'enorme filone che è nato qualche anno fa con la teoria del secondo cervello nell'intestino, quindi in microbiota, la nutraceutica, cioè quel nuovo filone in cui ti viene spiegato come io posso curarmi attraverso il cibo. Okay? È ovvio che la disfagia può rientrare nella seconda parte della cultura. La versione passiva, cioè io posso trattare una particolare patologia, e in particolare nel settore passivo si lavora sul cancro, tumori e depressione, disturbi dell'umore, cioè come la cucina riesce a intervenire nel prevenire cancri, nel prevenire tumore, nel favorire non un disturbo dell'umore. Sicuramente non ho mai letto niente, non può e non interviene, cioè no, come facciamo a programmare una serie di interventi sui pazienti che soffrono di disfagia. Bene, mi sembra di non aver letto niente di scientifico, quindi sicuramente si può fare qualcosa, perché noi dobbiamo lavorare su determinati alimenti che il paziente può prendere, altri invece che non può prendere. Quindi sicuramente si può applicare, però ripeto, nell'ambito passivo. Io non mi occupo dell'ambito passivo, ma solo di quello riabilitativo. Quindi una bellissima domanda che sicuramente richiede una risposta di natura scientifica, che al momento forse non c'è e io non ho. Richiede approfondimenti. Intanto stiamo vedendo, e direi forse su questo possiamo chiedere, perché è un'ora che siamo in diretta, abbiamo un po' sforato, non vedo altre domande. Guardate se vuoi dire due cose su questa immagine, io intanto controllo se ci sono altre domande, ma mi pare di no. Possiamo chiudere anche con questo, che rappresenta fondamentalmente la somma del nostro lavoro, in cui abbiamo conciso tutto quello che può fare la cooking a livello cognitivo per potenziare il cervello non solo del paziente, che ha un danno nella stessa area che gli chef hanno invece sviluppata, quindi sto parlando dell'area che si chiama cervelletto. Era l'immagine che abbiamo creato con i tre chef, i famosi tre chef che saluto sempre, che sono lo chef Ceraudo, lo chef Biofore e lo chef Abruzzino, sono famosi, soprattutto in Calabria da noi. Con loro abbiamo creato questo schema, questa struttura, perché la cosa fondamentale quando si fa neuroriabilitazione è: ma io che gli faccio cucinare a questo paziente? Quindi si improvvisano piatti? No,
non abbiamo improvvisato piatti, abbiamo improvvisato una struttura dei piatti che segue due vettori. I vettori che sono quelli su cui lavora il cervelletto, che sono fare più cose contemporaneamente, quindi timing, e fare più cose contemporaneamente, quindi vuol dire sequencing, e anche il timing, cioè farlo in maniera sempre più complessa. Sul timing e sequencing, cioè sul sequenziamento delle operazioni e sulla temporizzazione de delle operazioni, lavora il cervelletto e quindi lavora il nostro protocollo di cooking therapy. Benissimo, io direi che abbiamo fatto un'ora e non ci resta che ringraziare chi ci ha seguito, ringraziare Filippa e i suoi studenti, ringraziare Antonio Cerasa e Franco Angeli e il nostro angelo Ventriglia in backstage che ha permesso questo incontro che sarà poi visibile tramite il canale YouTube di Franco Angeli e altri canali, quindi chi vuole può continuare a avere e dare sollecitazioni su questo. Grazie a te Paola. Grazie a tutti. Grazie. Grazie Ciao. Paolo, un saluto da tutti noi. Grazie, grazie, ciao a tutti.